Beata Vergine Maria Addolorata, unire le proprie sofferenze a quelle di Gesù. Il titolo di Beata Vergine Maria Addolorata evoca emozioni e sentimenti che tutti sentiamo vibrare, perché ognuno di noi, nella sua vita, è stato toccato dalla sofferenza. La vita di Maria è segnata dal dolore. Vive poveramente, partorisce in una grotta, fugge in esilio, poi torna a Nazareth, dedita al lavoro nascosto. I Vangeli danno spazio a tre episodi che esplicitano il dolore di Maria: la profezia di Simeone, lo smarrimento di Gesù nel Tempio, la presenza ai piedi della croce. Sul Calvario, infatti, è accanto alla croce. Il figlio sacrifica il corpo con la morte e la madre sacrifica l'anima. Sant'Alfonso Maria de Liguori, le glorie di Maria. Il cuore della Vergine è il riflesso dei dolori di Gesù. San Bonaventura dice che tutte quelle piaghe che sono sparse sul corpo di Gesù sono nello stesso tempo tutte unite nel cuore di Maria. La memoria liturgica, introdotta nel calendario romano da Papa Pio VII nel 1814, è stata poi fissata il 15 settembre nel 1913 da Pio X. Segue immediatamente la festa dell'esaltazione della Santa Croce, proprio per ricordare la speciale unione di Maria al sacrificio di suo figlio. Preghiamo Maria perché ci insegni a unire le nostre sofferenze a quelle del figlio, come ha fatto lei. A lode di Dio.